Allora ragazzi, bentornati con il nostro bellissimo Stranded Dipolo. Allora, praticamente vi illustro la situazione. Sono le 7 del mattino e noi ci troviamo praticamente qui. In sostanza mi sono portato un pochettino avanti con le cose da fare e mi sono avvicinato a quest'isola, che è praticamente l'isola rossa qua. Non c'è un cazzo. Cioè, io pensavo ci fosse un boss. Non c'è niente. Quest'isola probabilmente è segnalata in rosso perché forse segnalava la presenza di Wilson. Ecco, perché qua, ad esempio, c'era Wilson. Avevamo trovato Wilson. Quindi la segna in rosso per quello. Non lo so, se no. Altri motivi, non so perché ve lo potrebbe segnare. Praticamente mi sono portato avanti. Quindi, e da quella parte ci dovrebbe essere il boss. Non so che boss è. Però non a desillusione, abbiamo affrontato il calamaro gigante, abbiamo affrontato la murena gigante, quindi due sole cose, è probabilmente il megalodonte oppure non so che cazzo sia, comunque mi devo un pochettino attrezzare esattamente da quella, da questa parte, mi sa che era fra le due isole in sostanza, sì, è fra le due isole, mi devo attrezzare, anzi devo buttare anche un po' di roba. Allora, prendiamo gli arpioni, un po' di bendaggi ho fatto, non so mai, fucile subacqueo. Mi devo creare qualche arpione, mi sa. Aspettate un secondo. Ok, io sono pronto. C'ho sette. Oddio, non è che sia pronto, pronto. Però potrei farmi delle lance normali. Ok, qua ci mettiamo questo. Oddio, dovrebbe bastare. Io direi di incamminarci, anche perché sennò si fa una certa. E poi si fa buio praticamente. Spero che basti tutto l'armamentario. Puttana tua mamma! Figlio di una cagna, squalo di merda! Ma porca troia! Mamma la bagassa! Codati! Figlio di una. Oh, mica! Quanto questo per colpa di questo stronzo che riesce a salire nelle zattere? Madonna santa. Io la potevo parcheggiare in un modo migliore adesso. Cioè. Ok, devo ricordarmi. Credo sia. Frontale così. Credo. Dovrebbe apparire comunque all'orizzonte. Dove cazzo è? No, i calcoli sono giusti comunque. Non ho fatto stronzate con i calcoli. Solo che potevano aumentare un pochettino la visibilità, no? Ecco, trovato, trovato, trovato. Bene, vediamo cosa affronteremo a sto giro. Non so che diavolo è, mi sembra una nave, tipo. Niente. Questo, no, vi giuro, questa vela la devo levare dai coglioni. Cioè, proprio davanti la devo mettere, porca puttana, non ai fianchi, davanti. Il problema è, come blocco la mia zattera? Mi sono già a preparare. Fucile subacqueo. Sì, però vedo tipo rimasugli lì, non so di cosa. Oddio. Ma c'è uno squalo? Che sta mangiando? Pipino! Oddio. È il megalodonte lui! Preso! Aspetta. Ok, ma come la incastro là? Oh shit, allora, tecnica. Oh, gli ho già levato un bel po' di vita. Preso. Ok, se faccio così forse riesco a rimanere un po' in tiro, no? Where is it? Ok, l'idea è rimanere qua vicino perché se mi allontano troppo poi si sminchia, no? Cioè si resetta la sua vita. Dove cazzo è? Che odio, guarda che cazzo devo fare. Guarda, allora, innanzitutto l'ancora non va. Comunque è giusto così, no? Mica, sono appena sceso, ma ha già preso! E grazie però, questa mi serviva. Brutto bastardo. Che cazzo mi ha trascinato? No, devo cercare di incastrarla lì sopra almeno, sennò come cacchio faccio? Chi è il genio che ha ideato queste boss fight senza poter neanche fermare la fottuta zattera? Guarda, minca! Non posso perdere la fottuta zattera, no? Aspetta che forse. Puttana, ma l'avete visto?
Cazzo, vieni, zattera della minchia. Oh, così porca troia. Mamma la troia, cagara. Non sto sanguinando, no? No, però mi ha levato vita. Il figlio della cagna. Toh, bastarda. Toh, merda. Guarda dove cazzo è l'arpione, guarda. Nell'arpione. Cioè, ma... Boh. Ma vi pare normale una cosa del genere? Questo cazzo di arpione sull'arpione, adesso come lo prendo? Cioè, devo buttare prima l'arma, minimo. Dove cazzo è? È sotto, tipo. Sta aspettando che scenda, col cazzo. Oh, ti sta facendo una certa. Porca puttana. E dai! Cos'è obbligatorio che mi debba far mordere per forza per proseguire, boh. Sì, ma che cazzi nel culo, proprio. Vabbè, certo, guarda. Per forza, capito? Per forza deve colpire, perché altrimenti non va. Guarda, da dove è uscito? Merda di zottra schifoso! Però la colpa sia del bastardo che saltando me la fa iellare. Ci rimarremo tutta la notte qua, eh? No, e si leva di nuovo. Puttana, guarda. No, veramente, chi ha ideato questi scontri? È un coglione, è un coglione! Vabbè, guarda, c'è lo squalo volante, ma ciucciami il pennacchio. Se io morirò di fame o non so cosa. Ma porca puttana, guarda. Tanto. Non vedo un cazzo, guarda. Bel megalodonte di merda. Where is it? Certamente, cazzarello, ma bavarigo, dai. Sto fottutamente morendo, non so neanche perché. Non sto neanche sanguinando. Ma gli faccio dell'ultimo morso, tanto, dai. No, cazzo stai, coglione. Fatto, to, in culo dalla tua mamma. Ok, ho incastrato per bene questa cazzo di barca. Di zattera, quello che è. Pezzo di merda, vieni. Sono a... Oddio, non mi viene addosso, seriamente? Dov'è il figlio di puttana? Dai, oh signore, le ho finite. Abilità caccia a tua nonna. No, Siria, non mi bastano. Che cazzo è successo? Questo è successo. No! Tua mammina! Oddio, ma ne ho... No! No, le ho finite! No, vabbè, mica per due! A te ve ne manca! Minchia, non ci credo! Oddio! Lo sto uccidendo! Cazzo! Aspetta, aspetta. Prendilo, sto coglione! Guarda! Oddio, sto sanguinando! Guarda la testa di minchia! Vieni, vieni, porca troia! È ciuccio! Non ci credo! Il miracolo di Sant'Anna! Parte di timone di... parte di timone? Scusa, ma che cazzo mi dovrebbe mancare? Aspetta, eh. Beh, in effetti questo non l'avevo messo, quindi sì. Sì. Cioè, ce l'abbiamo fatta. Onestamente è stato molto più semplice di tutti gli altri che avevo sfidato sino ad ora. Sto abbastanza bene, considerando... Minchia, come ero nelle altre situazioni. Ora devo solo tornare alla mia isola schifosa. Perché l'idea è un'altra. Praticamente, l'idea è questa. Noi, signori e signori... Praticamente a fianco all'isola c'è un altro teschio, ma quel teschio è della Murena, che abbiamo già sfidato. Quindi, facendo un rapido calcolo, praticamente dalla parte opposta della Murena c'è l'ultimo boss. Dovrebbe essere esattamente dalla parte opposta. Ma lo devo fare quando mi rifucillo per bene. Quindi questa è l'idea. Adesso andiamo nell'isola, ci rifucilliamo per bene.
Poi praticamente andiamo verso quella parte dove cercare, quindi la zona dove c'è. Oddio. Oddio, sto per cadere di sotto. Scatti di merda. Andiamo a cercare la zona della murena e poi da lì andiamo dritti dalla parte opposta. Praticamente dopo tre isole giuste dovrebbe esserci il boss dalla parte opposta. L'importante è non fargli le magie troppo, sennò va in cagarella, ma per il resto va alla grande. Dove cacchio l'avevo fatto il fuoco? Ah, è qua. No, non è vero. Ah, innanzitutto salvo, non so mai che crashi. Non so perché ho acceso due fuochi. No, vabbè. Devo trovare del cibo! Il dannato cibo! Tra l'altro ho buttato la mia. Oh shit, c'è la squadra lì. Ho buttato la mia. Cioè, l'ho buttato. Ho la mia lancia professionale, l'ho usata contro lo squalo. Vedi la scassatura di cazzo. Potevano evitare che, una volta ucciso il boss, sparisse. Così tu o ti, tipo, lo porti a riva, ne estrai la pelle, la carne, eccetera, eccetera. Oppure almeno darti la possibilità di prendere tutte le lance e gli arpioni che hai utilizzato per ucciderlo e poi lo fai sparire dopo che li prendi tutti. Forse una cosa stupida che lo sto facendo è riempire le casse di legno con del cibo. Così almeno ce l'ho. Dovrei farlo in effetti, eh. Mi sa che non scade il cibo tecnicamente. Non è come Green Hell che tipo ha un giorno o due di tempo, poi scade, diventa marcio. Qui mi sa che non scade proprio. Quindi mi posso portare avanti. Ok, stiamo recuperando un po' di vita. Un pochino alla volta. Perché c'ho parecchia. Almeno due o tre porzioni di carne le posso ficcare qua in una cassa di legno e buonanotte. Allora, ragazzi, se nella parte precedente avete sentito l'audio ovattato, di nuovo era perché quella parte era stata registrata prima che trovassi la soluzione, quindi adesso l'audio dovrebbe essere perfetto cristallino. Allora dobbiamo fare sta roba. Allora, noi praticamente abbiamo ucciso il calamaro, lo squalo e l'altro boss. Quindi adesso sapete cosa diavolo ci manca? Trovare l'altro boss. Io ora vi faccio vedere la mappa. Noi siamo qui praticamente nell'isoletta. Quindi se noi andiamo praticamente un po' più su verso sinistra, praticamente c'è il boss che avevamo già sconfitto, cioè la murena. Quindi praticamente cosa dobbiamo fare, signore e signori? È molto semplice. Dobbiamo praticamente andare dalla murena e poi da lì proseguiamo dritti. Questo è il piano più o meno, sì. Dovrebbe funzionare. Quindi tecnicamente dovremmo andare più o meno verso quella parte e metterci in linea con la zona della murena. E poi praticamente ci voltiamo e via. Proseguiamo dritti. Superate tre isole e dovremo trovare l'ultimo dei boss. L'ultimo. Comunque devo dire che il boss del Megalodonte è stato di una facilità estrema. Cioè. Dai, minchia mia tua zia. Io spero di raggiungere la zona del boss almeno entro notte. Ma non si sa mai. Comunque dovrebbe essere più o meno da questa parte. Che poi tra l'altro una cosa che ho scoperto, perché praticamente ho ribeccato la zona della murena e sono andato perché volevo controllare. Sapete che c'è di nuovo la murena? Cioè, c'è di nuovo quella dannata murena di merda. Anche se l'ho già uccisa, quindi non capisco il senso di farmela respawnare, vabbè. Dio, ti prego, fa che sia la zona giusta. Ma dovrebbe essere questa. Tanto c'è il trick per capire se siamo nella zona giusta. Quando inizia a laggare come la merda, è la zona giusta. Il fatto è che non sta laggando, quindi mi preoccupa. Ma credo fosse verso sinistra. O destra, boh. In pratica il trick funziona che quando inizia a laggare, vuol dire che sta caricando la zona del boss. Comunque credo sia verso destra. Vedo un puntino, forse è la TV sporca, non lo so. Ah, ecco. Vedete che ho ragione. Cazzo, io ho sempre ragione, porca merda. I miei metodi non sbagliano, cazzo. Ora, noi praticamente circumnavighiamo la zona del boss e poi da lì andiamo dritti. Tre isole dopo dovremo trovare la zona del nuovo boss. Ok, siamo direzionati bene. Quella è la prima isola. Ci becchiamo quando le supero tutte e tre. Ok, allora, tecnicamente io. Questa dovrebbe essere la terza isola in realtà. Qui dovrebbe esserci il boss, quindi devo tenere gli occhi aperti e vedere se sbuca una cosa dall'acqua. Dai, Gesù Cristo, chissà dove cazzo è il boss, guarda. Dai, me ne manca uno, ma vaffanculo se non lo becco. Merda. Ok, nuovo piano. Sostiamo qui. Domani mattina giro tutta la zona lì. Incontriamo meglio la bussola, Cristo. Tecnicamente dovrebbe essere verso est, ora che ci penso.
Che le gioie, cazzo. Mi faccio una dormita e sono pronto a sedurre. Vedi, guarda, guardate quanto sono previdente, guarda. Io sono il king questo gioco. Una volta che praticamente eliminiamo tutte le piante, mi stai dicendo che non ricrescono più? Se ridiscasta, ma qua non ci posso più tornare, cioè, perché... Cioè, non posso più usarla questa come... Come zona in cui prendere da bere, per dire, perché... Questa è l'ultima palma praticamente. Tutte le altre l'ho sfondate di brutto. Non c'è più neanche una palma. Posso fare solo corde e legname. Un po' di legname, ma nient'altro. Quest'isola è proprio depredata al mille per mille. Quindi praticamente la dose minima di cibo è un cocco. Cioè la dose massima di cibo è un cocco. Se mangiate due cocchi, cagata spruzzo. Fantastico. Minchia mia. Cioè, ma sei serio? Mi ha appena fatto bere acqua, sta ancora diarreando. Cioè, da 30 anni per cuocere un pezzo di carne, cazzo. Ma la carne di pesce cruda la posso mangiare, tipo sushi. Non ho l'abbattitore con me. Cioè, la carne sta letteralmente cuocendo a 2 ore, un pezzo di carne piccola, porca merda. Cioè, seriamente, non sta cuocendo la carne, ho dovuto fare un altro fuoco. Oddio, ma c'avevo carne cucinata, sono un idiota! Sono il mastro di... Oh cazzo, la carne può scadere allora. Carne scaduta ne vogliamo? Ma vaffanculo. Cioè guarda, cazzo sono? Guarda, non ci credo, sta cuocendo all'infinito la carne! No, vabbè, veramente, sono esterrefatto. Cazzo, guarda. Non è vero che cimbia così tanto, che è sta stronzata? Oh, oddio, miracolo. Non ci credo, quale dei due? Questo, quello no, eh. Cioè, questo sta cuocendo fino alla fine dei tempi, cazzo. Non so come sia possibile, non mi faccio domande. Cioè, questo non cuoce. Non credo sia il fuoco là il problema, raga. Dai, come cazzo è possibile? Ok, secondo i miei calcoli, io sono praticamente alla punta della mappa. Sono al nord più estremo. Quindi in teoria sono su quest'isola in cima al massimo. Poi c'è la nave. Dovrei superare quell'isola e lì c'è il boss. Cioè, vi faccio vedere, guarda questo. Cuoce all'infinito, eh. Io non l'ho toccato né niente, non so perché lì non sta cuocendo. Vabbè. Questo è l'unico fuoco che funziona. Questo invece è fallato. Ha bisogno del fix, ha bisogno dell'aggiornamento di sistema. Aspetto che esca il nuovo firmware del fuoco, cazzo. Non è possibile già questo. No, infatti no, guarda. Continua a cuocere solo questo di fuoco. Ok, la carne è cotta. Mangio. Oddio, non so se salvo perché. Non so se mi conviene salvare, Cristo. La carne puzzolente la lasciamo qua. Vediamo un pochettino. Ok, sta buono. Guarda questa, ancora che cuoce? Qui invece è fatto, tranquillo, tutto fatto. Invece lì continua a cuocere all'infinito, fino alla fine dei tempi. Comunque mi levo dai coglioni, dai. Bevo un po' d'acqua. Lascio giusto un goccetto, ma non tornerò mai più su quest'isola. Allora, ragazzi, benvenuti con l'ultima parte di Stranded Deep. Perché questo gioco mi ha rotto il cazzo. Mi ha rotto veramente il cazzo. Ora vi illustro quale merda è il problema. Io mi domandavo perché ogni dannata volta che tornavo su una di queste navi mi faceva sempre la merda di animazione dell'aereo, no? Avete presente? Ecco, praticamente ho scoperto che il gioco non tiene conto delle cose che fai all'interno della nave distrutta, no? Ad esempio, io qui ci ho messo nell'aeroplano, ho messo il motore. E se guardate la parte 9 è la stessa identica nave, è della stessa zona. Ce ne sono due su questa mappa. Io in effetti li ho controllate tutti e due per togliermi il dubbio. E in entrambe le navi manca il motore. Quel motore che io avevo praticamente ottenuto tramite l'uccisione, mi sa che era della Murena, non mi ricordo se era della Murena o era del calamaro, non me lo ricordo. Sta di fatto che praticamente non c'è più, cioè io l'avevo messo, lo potete vedere la parte 9, che io avevo messo quel cazzo di motore nell'aeroplano. Ora vi faccio vedere. Vabbè, è buio pesto, ma guardatela, innanzitutto la porta è chiusa. Oh, ma guardate, abbiamo scoperto un aeroplano di nuovo, cioè guardate di nuovo. Ogni volta così quando veniva nessuna di queste navi distrutte. E infatti guardate. Mi chiede comunque di riparare il motore dell'aereo. Ricordo anche di aver messo del cibo qua, cibo in scatola. E
Niente, tutto svanito. Perché? Perché il gioco non ne ha tenuto fottutamente traccia. Io qui posso creare solo il timone del velivolo e la parte di elica. Basta. Tecnicamente il gioco era concluso. Perché se io avessi messo questi due pezzi, considerando anche che il motore l'avevo già messo, dovevo semplicemente fare scorta di cibo, di acqua, di carburante e basta. Il gioco era finito. Io comunque non lo ricomincio da capo per sta stronzata. Perché onestamente, che si inculino. Io posso sopportare crash, posso sopportare rallentamenti vistosi, scatti, quello che volete. Ma questa presa per il culo, no. Anche perché ho controllato su Reddit, sul forum del gioco, e tutti a quanto pare hanno sto cazzo di problema. Quindi io spero che pubblichino una patch prima o poi, perché se lo lasciano così a marcire, che si inculino. Cioè, ci ho buttato ore di tempo per rimanere, capito, bloccato in questo bug glitch di merda. Sono de dei coglioni sono veramente. Quindi praticamente la serie termina qua, è bloccata. A meno che non si decidano a pubblicare una patch in tempi celeri, perché onestamente se la pubblicano fra un anno che si inculi sto gioco. Perché volevo cioè volevo finirlo, cazzo. Volevo finirlo, ormai ero arrivato alla fine. Ho fatto non so quante cazzo di ore su sto gioco. Ormai mancava così poco, volevo completarlo. Invece no, me la prendo nel culo. Assieme a me ve la prendete anche voi. Quindi, raga, grazie a tutti per il supporto che avete dato a sta serie. Ci vediamo magari con la prossima parte, quando succederà, ma non so quando arriverà la prossima parte, sono sincero, non lo so che piani hanno questi buzzurri. Ci vediamo, ragazzi, ciao a tutti.